Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi partiamo dalla fine, perché sono già arrivata al punto di partenza, ma non vi ho raccontato niente all'inizio perché non sapevo se riuscivo a farcela, in quanto sono da sola, non ho con me il mio Nico e sono a Misurina. Sono ospite all'Istituto Pio XII. Finalmente l'hanno riaperto per 10 giorni. In occasione di un camp con Dynamo Camp, ospitando circa 15 famiglie, e sono tutte famiglie comunque che già conoscevano l'istituto. Speriamo che tutti questi sforzi che abbiamo fatto fino adesso siano serviti a qualcosa. Sono molto contenta di aver visto l'istituto pieno di bimbi nuovamente, pieno di urla, di ragazzi, di giovani, di genitori. Sono veramente molto contenta. Stamattina ero impegnata col dottore un po' ad organizzare le visite e invece oggi pomeriggio mi sono presa del tempo per me e sono salita a Rifugio Fondasavio, qui poco distante dall'istituto, e mi sono diretta praticamente verso il lago Antorno. Poco prima, sulla destra, troverete le indicazioni per il rifugio. È una salita piacevole, tranquilla, veramente appagante, perché una volta che si arriva su si ha una vista meravigliosa sui Cadini di Misurina. Vi lascio il video e buona visione intanto. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. Allora, questo che vedete, questo è il cristallo. Invece questo è il cristallino di Misurina. E invece qua abbiamo la Croda Rossa da un pezzo. Mamma mia, che bella. Ma sono così emozionata di camminare da sola. In montagna non si va mai da soli, mai. Però sto facendo un sentierino che ho già fatto, che conosco. Sto andando su un rifugio che ci sono già stata. Sono posti che conosco benissimo. E boh, è veramente strano. Ma posso dire, è bellissimo, invece qui in lontananza la marmolada, eccola qua, spettacolo. Vedo in lontananza il rifugio, quindi ho un briciolo di speranza nell'arrivare in istituto per cena. Aspetta che ci appaffia, perché sei difficile. Mi sento un po' stupida a parlare da sola, ma in realtà a posteriori non sarà così, perché sono in compagnia di centinaia di voi. Nico è a casa, mi ha abbandonata per questi 4 giorni e lui potrebbe dire la stessa cosa di me.
niente, insomma, sono qui su questi 4 giorni come federasma. Io mi auguro con tutto il mio cuore che l'istituto possa riprendere la sua storica funzione e attività sanitaria per la cura e la riabilitazione dell'asma infantile, magari estendendo anche ad altre patologie, non solo all'asma, perché di posti in quella struttura ce ne sono. E anche, perché no, estenderlo a noi adulti, perché ormai sono un'adulta anch'io, ancora col fischio, perché continuo sempre ad avere il fischio, continuo sempre ad essere chiusa, e quindi mi auguro con tutto il cuore che il nostro istituto riprenda quanto prima con la sua attività a salvare vite come la mia e a rendere le persone più sicure e felici, a far credere ai propri pazienti che siamo delle persone normali e che possiamo fare qualsiasi tipo di attività, però è necessaria la cura qui a Misurina. Io mi auguro con tutto il cuore che il lavoro che abbiamo svolto nei mesi precedenti e tutto l'impegno che io, Federasma, altre associazioni, altre mamme, genitori e tutti singolarmente si sono impegnati, Mauro Corona, insomma ci sono un sacco di persone che amano quel posto, che amano quella struttura e che devono la loro vita a quel posto, al personale che lì ha lavorato, perché se io oggi riesco a vedere tutto questo è grazie a loro, e quindi per me, boh, io devo la vita a loro, quindi non... questi 4 giorni che sono qua, che magari posso contribuire un po' a divulgare questa voce dell'istituto, a me fa solo che vena al cuore, perché io a quel posto che ormai sta cadendo a pezzi, perché purtroppo la manutenzione è quella che è, devo tutto. E se io faccio tutto questo e se io posso permettermi di vedere uno spettacolo del genere, è solo grazie a Misurina e alla sua magia che racchiude. Basta, vi faccio vedere un po' di panorama. Posso confessarvi che sono quasi emozionata. Uno, perché erano anni che non
facevo un'uscita da sola. E due, perché questa salita ha un fascino assurdo. Me la ricordavo quando ho fatto la ferrata a Punta Ciadine, e quindi passi per forza per questo rifugio, però non mi ricordavo fosse così bello, veramente. Pazzesco. Il sentiero tutto sommato è anche relativamente facile, non presenta difficoltà, sempre secondo il mio punto di vista. La salita è piacevolissima e boh, sei circondata dai canini di misurina. Qui davanti a me il rifugetto, il rifugio Fonda Savio, la mia meta di oggi. E questi sono i canini, boh, patrimonio UNESCO. Ho perso il serio. Nico, amore mio, mi dispiace. Di solito facciamo un cin insieme io e te, ma stavolta mi tocca farlo da solo. No, da solo, lo faccio con voi. E allora, cin a tutti voi. Chissà che prima o poi riusciamo a organizzare qualcosa, una rimpatriata. Ma io non sono brava come Matteo Peroni, quindi non lo so. Però mi piacerebbe un sacco conoscervi dal vivo, mi piacerebbe più tanto. Dai, prima o poi organizziamo.
cioè, non è meraviglioso? Ditemi se non è meraviglioso. Ditemi come si può non amare tutto questo. Come si può non perdere gli occhi, il cuore, la mente, qualsiasi parte del proprio corpo per uno spettacolo del genere. Ma no, ma veramente. Boh. Che fortuna essere appassionata e aver trovato una passione così, così sana. Mamma mia, sono veramente fortunata. Never knew that it could feel this way when you lie next to someone. Guarda in che posizione meravigliosa è. Guarda che spettacolo. Io credo che sorpisse veramente da sta posizione. È micidiale. Cioè, una bomba. Volevo chiedervi scusa per questa vista. Eh sì, la mia vista è la più bella del mondo. Che meraviglia. Ecco, io sono appena arrivata in cameretta e adesso vado a mangiare. Stupendo trovare tutto pronto, meraviglioso, perché la vita in istituto è anche questo. Dai, adesso vedo le cose positive nel vivere qua, perché oggettivamente sono adulta, ho un'altra età e sto bene. Quando vivevo qui, che ho vissuto qua un intero anno da sola, a 12 anni, dopo che ho passato 12 anni attaccata a mia mamma, sempre in ospedale, col cortisone in vena. Insomma, proprio un quadro perfetto. Star qua da sola era un po' traumatico, un po' molto traumatico. Adesso mi vivo tutto questo ovviamente con un'altra ottica, con un'altra visione, e soprattutto con l'augurio che possa ritornare presto tutto come prima. Questa è la stanzina dell'isolamento all'interno dell'istituto e niente, io sono semplicemente ospite questi giorni e fa sempre strano essere qui dentro. Fa sempre strano passare nei corridoi in cui ci sei passata 17 anni fa. Sei un'altra persona, sei un'altra adulta, hai passato 17 anni da allora, sei cresciuta, però i ricordi sono vivi più che mai. Veramente, certe cose, certe scene, certi luoghi, mamma mia, non si scorderanno mai qui dentro, non si scorderà mai niente.
e un po' ti perdi nei ricordi belli, ma anche nei ricordi brutti. Mi ricordo che in piena notte chiamai mia mamma. Avevo un telefonino perché ero piccola, però mia mamma mi aveva lasciato un telefonino. Mi sono rinchiusa in bagno perché qui ovviamente dormivo con altre quattro ragazze, bambine. E mi sono chiusa in bagno. Credevo fossero le 7 di mattina io, e invece erano le 4 di notte. E insomma l'ho chiamata piangendo la disperazione che mi mancava così tanto, che io volevo tornare a casa, che io non volevo stare qui su, che stavo così male qua, che mi mancava. E in realtà non stavo male, in realtà stavo vivendo e stavo recuperando la mia vita, stavo riprendendo in mano tutto questo e mi stavo costruendo un futuro. Ma io a 12 anni non potevo saperlo. Quindi questi ricordi comunque sono sempre, sempre vivi. Passano gli anni e credo che anche quando avrò magari 50 anni, se Dio lo vorrà, e potrò mettere piede qua dentro, credo che i ricordi saranno gli stessi. Credo proprio che certe emozioni non le cancellerai mai e tornerai indietro a quando eri una dodicenne, quando ti attaccavi alla finestra e vedevi i tuoi genitori andare via in macchina, che era la cosa più importante della tua vita. Eppure sono cresciuta qua, eppure questo mi ha permesso di crescere molto di più. Di maturare, e forse un po' bruciando le tappe, perché avrei avuto anch'io bisogno di un'infanzia spensierata, e invece purtroppo non è stato così. Però da quando sono uscita, da quando ho finito il mio percorso di cura qua, che non è un percorso di cura che terminerai perché dall'asma non si guarisce, però sono tornata a casa più ricca di prima e più forte di prima, con una vita in mano e con un futuro in mano da creare, e questo futuro me lo sono creata. Me lo sono creata facendo tutto questo, condividendo questa mia passione con il mio compagno, avendo la fortuna di trovarlo e che condivida con me tutto questo. E niente, credo che sia tutto perfetto e credo che tutto questo sia la mia strada. Credo di aver seguito la mia strada. Ecco, basta pianti, vado a mangiare, che se no ho il piatto freddo. Vado a mangiare e niente, dai, così. Oddio, sono tornata indietro e adesso sono ancora indietro negli anni. Basta Sara, basta. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio e niente, un abbraccio a tutti. Grazie per essere stati in mia compagnia, non in nostra perché in mia, oggi sono da sola, e quindi niente, alla prossima, ciao a tutti.